Primo concorso estemporaneo di pittura, Pratola in Arte, con l'Istituto Comprensivo Gabriele Tedeschi qui di Pratola Peligna, una manifestazione che ovviamente serve anche per ai bambini di coinvolgerli nel disegnare il proprio paese, ma soprattutto per aiutare la scuola. Sì, soprattutto per aiutare la scuola. Come comitato festeggiamento abbiamo voluto mettere nel gergo televisivo, giornalistico, nel nostro palinsesto dei festeggiamenti della Madonna Libre, questo primo concorso di estemporanee Pratola in Arte. Perché Pratola in Arte? Perché i ragazzi, i bambini vanno fuori con le estemporanee a vedere la festa, a dipingere la festa, ciò che è la festa. Si sono impegnati tutti quanti, i lavori sono stati abbastanza qualificanti, la giuria era una giuria di esperti. Ecco, poi la cosa importante è che questi disegni che sono stati fatti verranno messi all'asta e il ricavato che andremo a fare andrà alla scuola, all'Istituto Comprensivo Tedeschi, per acquisto di supplementi scolastici. Lo scopo principale è stato questo. È un'iniziativa molto interessante del Comitato di Festeggiamenti di quest'anno, è un'iniziativa che ha raccolto molto bene la scuola, come al solito, che reagisce bene a questi input, e credo che sia un modo interessante, soprattutto stimolante per i ragazzi, per i bambini in questo caso della scuola primaria, perché intanto utilizzano l'arte e quindi si esprimono quello che hanno nell'animo. E poi, in riferito in particolare per noi pratolani, in questo caso come sindaco di Pratola, quindi parlo, riferito alla festa, ai festeggiamenti, cosa che abbiamo tutti quanti noi nelle vene. Come è nata questa idea di far partecipare i ragazzi all'esterno per pitturare angoli di Pratola? L'idea di questo progetto è nata proprio dalla voglia di aprire la scuola al territorio e di far vivere una giornata ai nostri ragazzi all'aria aperta in compagnia. E tutto questo è stato possibile grazie alla sensibilità del nostro presidente del comitato festeggiamenti, nella persona di Sergio Palombizio, che davvero è stata una persona squisita, ha preso molto in considerazione questo progetto e ha fatto in modo che tutto questo potesse accadere, insomma. Quindi sono stati entusiasti, sono venuti, hanno partecipato e sono stati felici perché hanno consumato la colazione insieme. È stata davvero una bella esperienza, spero che sia piaciuta anche alla cittadina di Pratola.